It doesn't amuse itself. Noi non ci divertiamo. We don't amuse ourselves. Voi non vi divertite. You don't amuse yourselves. Essi non si divertono. They don't amuse themselves. Così quindi abbiamo ottenuto la frase da affermativa a negativa. Per ottenere invece le frasi interrogative utilizzeremo sempre il do e il does, e lo schema della frase sarà do o does a seconda del soggetto, seguito dal soggetto più il verbo più il pronome riflessivo. Quindi, volendo tradurre, io mi diverto, la frase diventerà do I amuse myself? Tu ti diverti? Do you amuse yourself? Egli si diverte? Does he amuse himself? Lei si diverte? Does she amuse herself? Esso si diverte? Does it amuse itself? Noi ci divertiamo? Do we amuse ourselves? Voi vi divertite? Do you amuse yourselves? Essi si divertono? Do they amuse themselves? E quindi queste sono le forme interrogative. È tutto molto semplice, quindi vedete, dovete soltanto memorizzare i pronomi possessivi che vengono messi sempre dopo il verbo principale. Per le frasi negative e le frasi interrogative utilizzeremo lo schema di frase con l'utilizzo del do e il does che abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti. Quindi se non lo avete ancora memorizzato, magari rivedetevi prima quelle lezioni e poi tornate a questa 14ª in modo tale da avere le idee più chiare. Una cosa che mi preme appunto dirvi è che, come vi dicevo anche inizialmente, ci sono dei verbi che in italiano risultano riflessivi, ma che in inglese non lo sono. E tra questi ne ho segnati alcuni che vi riporto. Nello specifico sono il verbo lamentarsi, che è to complain, che in inglese non è riflessivo. Quindi dopo il verbo to complain non dovete mai utilizzare il pronome riflessivo. Quindi io mi lamento non sarà I complain myself, ma sarà semplicemente I complain, che già di per sé si traduce con mi lamento. Un altro verbo è fermarsi, to stop, che in inglese non è riflessivo. Quindi anche dopo to stop non metteremo mai un pronome riflessivo. Noi ci fermiamo non sarà assolutamente we stop ourselves, ma la forma corretta è we stop semplicemente. Un altro verbo tra questi è il verbo coricarsi, che è to go to bed. Quindi, volendo tradurre la frase egli si corica, la tradurremo semplicemente con he goes, che è la terza persona singolare. Ricordate, quando il verbo finisce con una vocale preceduta da una consonante ed è O, questa vocale, invece di mettere la sola S si aggiunge ES. Rivedetevi le vecchie regole. Quindi he goes to bed, non si mette il pronome riflessivo. Un altro verbo riflessivo in italiano ma non in inglese è il verbo addormentarsi, che si traduce con to go to sleep. Anche in questo caso il verbo non verrà mai seguito dal pronome riflessivo. Un'altra cosa che vi voglio sottolineare è che se poi nel contesto della frase con il verbo riflessivo in realtà viene espresso quello che è il complemento oggetto, non si utilizzerà più il pronome riflessivo, ma al suo posto appunto ci sarà il termine
relativo al complemento oggetto. Detto così sembra un po' complicato, ma in realtà è una cosa semplicissima. Facciamo l'esempio del verbo lavarsi. Quindi to wash oneself all'infinito, lavarsi. Se io voglio tradurre la frase io mi lavo, secondo la regola che poc'anzi abbiamo spiegato, la tradurrò con I wash myself. Se però nella frase io specifico quello che è il complemento oggetto, non utilizzerò più il pronome riflessivo, quindi non lo metto più nella frase, ma metto semplicemente in inglese il complemento oggetto. Quindi se la frase invece fosse io mi lavo le mani, quindi io mi lavo cosa? Le mani, complemento oggetto. In questo caso tradurrò la frase con I wash, io mi lavo, le mie mani, my hands. Quindi non metto myself hands, ma le mie mani e ometto il pronome riflessivo. Bene, spero di essere stata abbastanza chiara in merito all'utilizzo dei verbi in forma riflessiva. In basso, sotto al video, troverete appunto degli esercizi da svolgere. E per il momento è tutto per questa lezione. Ci vediamo alla prossima. Un bacio a tutti. Bye!